Ciao! Allora, come stanno andando le cose? Ce la possiamo fare? Sì, che ce la stiamo facendo. Dunque, se non si è capito, oggi piove. Infatti, si vede benissimo come ho preso l'acqua, ma non è questo il video, non su come io prendo l'acqua, ma volevo fare l'estrazione perché il mese scorso non l'ho fatta, perché non sapevo quando avrei mai potuto spedire. E la voglio fare adesso su tutti i commentini che ho ricevuto del periodo. Ovviamente controllo che chi verrà estratto sia attivo e che sia iscritto al mio canale e che il commento sia davvero in base al video che ha visto, non brava, like, bello. Quelli sono commenti che capisco perfettamente anch'io che non sono persone che guardano i miei video. E però nel mentre volevo tenervi un pochino di compagnia, anche perché vorrei farne anche a me stessa, e vi volevo parlare delle ultime novità che sono uscite da Yves Rocher, perché ne sono uscite davvero di interessanti, ma davvero di interessanti e di belle, che non vedo l'ora che aprino i negozi per riuscire ad andarle a vedere, sinceramente. Sì, lo so, si compra anche online, però due cose. Uno, al momento, almeno che non avete finito questi prodotti e allora volete magari provare le novità, ma non ne avete altri in casa, allora sì, in questo caso acquistiamo online le novità. E poi io aspetterei di vedere i negozi perché ho visto le promozioni online e sono sì promozioni, ma in negozio sapete che c'è sempre lo sconto almeno del 40% ed è più alto rispetto alla promozione in negozio. Tanto forza, resistiamo che tra poco dovremo farcela ad aprire. Sicuramente, piccola, brevissima parentesi, perché io non entrerò mai nel merito di tutto questo, non sarà mai più tutto come prima, lo sappiamo. Cioè, sento tante persone che dicono voglio tornare a fare, voglio tornare a... Non sarà più come prima, ma è ovvio, questo cappello negli occhi, è normale. E sicuramente per tanto tempo ancora dovremo imparare a girare con la mascherina, con i guanti, stando attenti, tenendo le distanze, però... Non è proprio così male, sì, sarà difficile all'inizio, però non è che è così male, perché prima mi dava quasi fastidio la gente sempre attaccata ed evitavo i luoghi affollati, quindi... Però veniamo a noi, veniamo a quello che voglio dirvi, quindi le novità di Yves Rocher. Dunque, la prima che è uscita da pochissimo, per me è una grande, grande novità. Prima di iniziare, però, io mi sposto in qua, perché così in tutta questa parte ci saranno le clip e potete vedere anche voi di cosa parlo, perché se no parlo per niente e così lo vedete anche voi. Dunque, la prima novità è il nuovo correttore. Ho qui al PC, lo sto vedendo, ma il nuovo correttore cremoso dice di essere perfetto per il contorno occhi ad alta coprenza, anche illuminante, con acqua di fiordaliso bio. Interessante. Leggo. Corregge occhiaie, imperfezioni, leviga ed illumina il contorno occhi, anche il più sensibile. E ci piace. La confezione è un 7 ml, i colori sono tantissimi, quindi voglio andare in negozio quando aprirà per provare tutte le texture, perché vedo che ci sono dei rosa, dei beige, dei nude, con i sottotoni, quindi davvero wow. Il prezzo 14,95, ma in questo caso è scontato a 12,95. Ma se facciamo due conti, con lo sconto del 40 è ancora più scontato, quindi aspettiamo il negozio. E questa era la prima novità, che davvero sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colori e credo che si può trovare quello adatto a noi. E questa era una cosa interessante. Andando avanti, perché sto scorrendo l'album, altra novità che ingrandisco, che sono i balsamo labbra. Sapete che io amo i balsamo labbra di Yves Rocher, mi trovo benissimo. E allora, intanto, clip, e vedete che li hanno aggiornati e cambiati. Intanto, la confezione nuova è carinissima e li voglio tutte, sicuramente. Comunque, dice nuova formula green, nuovo design, 97% di ingredienti di origine vegetale e poi 6 fragranze. Allora, troviamo karité, vaniglia e noci di cocco che ci sono sempre. La novità è il mango e assolutamente la voglio, devo provarla assolutamente. E poi ci sono i due con un leggero sottotono colorato e la mora e il lampone. Che mi
incuriosiscono, però io il mango devo provarlo assolutamente. E poi dopo andiamo avanti con le altre novità che vi voglio mostrare e ne parliamo assieme. Sono le maschere per i capelli. Clip, sempre lì. Allora, ci sono le maschere per i capelli pre-shampoo e post-shampoo. Le pre-shampoo vengono a 3,95 l'una per 35 grammi di prodotto. C'è il gommage anti-inquigliamento che dice di esfoliare delicatamente il cuoio capelluto, liberando dalle particelle inquinanti. Ossigenati, i capelli si sporcano meno velocemente. E questo mi interessa. E poi c'è sempre il pre-shampoo, quindi prima dello shampoo, la maschera Sebo Purezza che agisce direttamente sul cuoio capelluto assorbendo l'eccesso di sebo per un effetto purezza immediato. E io, avendo sinceramente i capelli con la cute abbastanza grassa, sono curiosita da provarli. E poi vediamo con i post-shampoo, che però stavo guardandoli, ma hanno cambiato il pack, cosa interessante. Hanno cambiato... Ecco, ha cambiato il pack e poi anche la confezione, quindi non è più quelli in vasetto, ma sono sempre in tubetto, ma qui c'è sempre il link e la clip, 35 ml, 3,95 € sempre, però troviamo la 2 in 1 riparazione, 2 in 1 colore e 2 in 1 nutrizione, quindi sono sempre la prima riparazione ha una texture ricca e cremosa che ripara e ristruttura la fibra dei capelli più secchi. Mentre quella colore, texture gel crema, che ripara e protegge la fibra del capello, aumentando la lucentezza della colorazione, e quella nutrizione, texture in gel crema, quindi sono più gelatinose, nutre e previene la secchezza e l'opacità dei capelli secchi. Allora, io ho quella riparazione, che era la prima, mi piaceva molto. Devo provare anche questa nuova texture. E ora vorrei sapere perché sembro così rossa in videocamera. Ma non è un effetto blush, è che con i giorni di sole, sinceramente, ne ho preso abbastanza. Ma andiamo avanti perché di novità ce ne sono. E adesso vi voglio parlare della nuova linea azione anti-età e azione lifting. Si chiama Lifting Vegetal ed è una nuova linea che dice di rimodellare l'ovale, donare sostegno, potenziare l'efficacia dei trattamenti giorno e notte abituali. E questa mi interessa perché ha dei prodotti che sono solita usare. Allora, il primo è il Siero Lift Ultra Concentrato. Dice di essere un siero dalla texture fluida, idratante, modellante, ad altissima concentrazione di collagene vegetale e ci piace. Dona un immediato effetto tensore, i tratti appaiono distesi, le rughe ridotte già dopo un mese di applicazione. 30 ml, prezzo di listino 32,95 €. E questo sinceramente io lo proverò assolutamente. Come altra cosa che proverò assolutamente, il trattamento liftante anti borse. Un trattamento contorno occhi anti borse, volete che io non lo provi? 14 ml, 27,95 €, gel della texture fresca idratante, riduce borse ed occhiaie, attenua le rughe e ravviva lo sguardo istantaneamente. Volete che io non lo provi? Poi, tra gli altri prodotti, eccoli qui, troviamo un altro siero che sono curiosa di provare, è il fluido rimodellante luminosità 50 ml 22,95 trattamento viso e collo dalla texture fluida, idratante e fresca, idrata e dona luminosità al viso. Immediatamente le rughe appaiono attenuate e dopo un mese i tratti sono sollevati del viso come rimodellato. Sono curiosa perché secondo me in estate questo deve stare bene, quindi aprite i negozi che devo provarlo. E poi abbiamo il solito trattamento giorno effetto tensore 50 ml 29,95 e il trattamento fortificante notte 50 ml 32,95. Ma ora veniamo alle altre novità. Eccola qui. Allora, clip lì è il trattamento alla camomilla per la pelle sensibile, tutta una linea dedicata alla pelle sensibile. Ed iniziamo con, aspettate che lo ingrandisco perché sono mezza accecata, con la crema base, crema correttrice dal tenue colore verde, che quindi va a attenuare i rossori. Dice di essere dedicata alle pelli delicate e arrossate, va applicata al mattino da sola su tutto il viso o dopo la crema abituale. E il colore verde
proviene dai fiori di cardamomo e gardenia, quindi 100% di origine naturale. Il prezzo, ve lo dico, per 40 ml 12,95 euro. Ma c'è tutta una linea dedicata, quindi anche l'acqua micellare nella confezione grande e nella confezione piccola. E adesso ingrandiamo. E anche per la detersione, quindi la crema detergente, eccola qui, con la camomilla selvatica e l'olio struccante che elimina efficacemente le tracce del trucco anche waterproof senza ungere. E questo, sinceramente, sono curiosa di provarlo perché con i miei trucchi direi che lo vogliamo provare, vedere se davvero rimuove efficacemente il trucco. Poi abbiamo il Balsamo Comfort nutriente per la pelle delicate e secche, mentre per le pelli delicate e reattive c'è la crema leggera lenitiva, quindi proprio tutta una linea dedicata che sono curiosa di vedere in negozio, soprattutto per le texture. Poi, altra cosa, stavo controllando da computer sempre, avevi detto tutto, ma direi di sì, tranne una cosa. C'è l'edizione limitata estiva, che spero che durerà abbastanza a lungo. Perché il pack è qualcosa di carinissimo ed è tutta dedicata, dice Hello Printemps, quindi ha il profumo di rabarbaro e ribes nero, 100% vegan. Allora, comprende l'acqua profumata corpo e capelli, le toilette che devo assolutamente sentire, poi abbiamo il bagno doccia, gel doccia quello grande e quello piccolo, ma guardate il pack, è primaverile, lilla, mi piace. L'olio idratante per il corpo, ma cosa davvero carina che mi è piaciuta è la parte make-up. La palette, guardatela, che è bellissima, mi piace un sacco, nei colori che piacciono a me, rosa, lilla, quindi mi incuriosisce tantissimo. Poi abbiamo la terra abbronzante in duo, che deve essere comoda, e il mascara volume 360 waterproof, che sinceramente waterproof in estate va benissimo, più i matitoni. I matitoni per le labbra ed entro anche per fare come blush, hanno dei bei colori e sono 100% vegan, quindi sinceramente sono curiosa di provarle. E detto questo, queste erano le novità e io voglio sapere qui nei commenti quali vi intrigano di più e quale proverete sicuramente, io ve le ho dette, sicuramente appena aprono i negozi, no, subito appena aprono, no, non mi ci fiondo, però la prima volta che mi capiterà prima o poi di passarci, sicuramente con lo sconto qualcosa porto a casa perché sono super incuriosita. E come vi ho anticipato all'inizio, facciamo l'estrazione. E dato che ancora sinceramente non ero pronta per registrare questo video e non ho ancora estratto, non ho ancora controllato, quindi se la persona è iscritta e tutto quanto, quello delle pochissime regole, vi lascio il nome della vincitrice qui sotto nell'info box e complimenti. E qui sotto ci sono nell'info box tutti i contatti per mandarmi una mail, per contattarmi anche sui social dove volete, dove vuoi. Quindi contattami tranquillamente. Contattami tranquillamente ed complimenti. Dunque, noi ci vediamo al prossimo video e tenete duro che ce la stiamo facendo, forza ragazze! Siamo rimaste a casa fino adesso, continuiamo a restare a casa e magari come me prendere il sole in giardino, sul balcone. Appena c'è un po' di sole, io cerco subito di uscire un attimo anche per prendere un po' d'aria. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!